Il suolo rappresenta un'enorme comunità microbica in cui funghi e batteri vivono. Per isolare i microrganismi che popolano questo ambiente, innanzitutto bisogna determinare il peso secco del suolo. Il suolo deve essere prima setacciato per eliminare tutte le pietre e i residui vegetali. Dopo aver fatto la tara del recipiente, pesate 100 g di suolo ed annotatevi il peso fresco. Successivamente ponete il suolo in stufa secco. Dopo 24 ore ripesate il campione per calcolare il quantitativo di suolo fresco corrispondente a 100 g di peso secco. A questo punto prendete il quantitativo di suolo necessario e diluitelo in un litro di soluzione fisiologica. Mettete la bottiglia in agitazione e lasciatela per una notte, in modo che tutti i microrganismi che si trovano adesi alle particelle di suolo si liberino nel liquido. Eseguite poi diluizioni seriali della sospensione. Qui, per esempio, aggiungiamo 5 ml di sospensione in 45 ml di soluzione fisiologica e ripetiamo l'operazione in modo seriale. A questo punto la diluizione finale è pronta per essere piastrata su diversi terreni in modo da poter isolare diversi tipi di microrganismi. 1 ml della diluizione finale viene piastrato in piastre petri sterili con un terreno di coltura che favorisca la crescita dei microrganismi. Ricordatevi che se siete interessati ai funghi dovete aggiungere un mix di antibiotici in modo da inibire la crescita batterica, mentre se siete interessati ai batteri potete usare degli antimicotici. L'inoculo su piastra può essere fatto per inclusione, aggiungendo 1 ml della diluizione finale a 40 ml del terreno colturale precedentemente autoclavato e fatto quindi raffreddare. Agitate la piastra per alcuni secondi per garantire un'uniforme distribuzione dell'inoculo. In alternativa, 1 ml di inoculo può essere spatolato sulla superficie delle piastre precedentemente preparate. Ricordatevi che più terreni usati, più funghi potete isolare. Le piastre sono quindi incubate a diverse temperature in base anche allo scopo del vostro lavoro, per esempio 24 gradi per i microrganismi mesofili, 37 gradi per i termofili e 5 gradi per i psicrofili. Dopo alcuni giorni vedrete magicamente che si iniziano a formare delle colonie fungine. Se la diluizione usata non era corretta, non riuscirete a isolare nulla perché avrete troppi funghi strettamente associati uno all'altro. Avrete quindi piastre come questa. Se la diluizione era appropriata, avrete delle piastre con colonie fungine ben definite. Le colonie morfologicamente diverse possono essere contate e isolate ai fini di permettere una corretta identificazione. I funghi vengono quindi trasferiti per mezzo di un'ansa sterile in piastre, o meglio in tubi a becco di clarino, che permettono una conservazione per lungo tempo anche in funzione di una loro futura applicazione biotecnologica.